aperto questa mattina il primo cantiere per la realizzazione della strada pendolo di Pescara, che collegherà la periferia al centro città. È un'opera attesa oramai da tanti anni e da troppi anni. Abbiamo superato tutte le questioni burocratiche, tutte le questioni legate agli espropri, molto complesse, e oggi partiamo con questo intervento che ovviamente è il primo ma non sarà l'ultimo, perché noi adesso facciamo un intervento di circa 1 milione di euro che ovviamente comporterà il miglioramento della viabilità in questa zona, ma anche avrà caratteristiche importanti sulla sicurezza del territorio. Poi proseguiremo con il pendolo 2 che andrà fino alla Tiburtina e poi con il pendolo 3 che è quello che sarà realizzato a Via Pantini. Quindi un intervento complesso, strategico, che migliorerà la sicurezza e la viabilità tenendo conto anche delle componenti più deboli della mobilità, quindi i pedoni, i ciclisti, il mezzo pubblico, il mezzo privato, un intervento a 360 gradi. Questo intervento in particolare durerà circa 6 mesi, un investimento di 1 milione di euro. Abbiamo fatto non una gara al massimo ribasso, ma una gara con l'offerta economicamente più vantaggiosa. E che cosa vuol dire questo? Vuol dire che abbiamo scelto il progetto che migliorava quello iniziale. I lavori affidati alla Teatina Cogema SRL hanno un valore complessivo di quasi 1,5 milioni di euro. La nuova arteria stradale sarà corredata di pista ciclabile e, secondo il sindaco, il nuovo tratto sarà utile anche a riqualificare zone degradate della città. Alla fine di questo intervento noi avremo strade nuove, strade sicure e soprattutto strade che entreranno nel ventre molle della città, nelle zone più difficili dove c'è degrado oggi e c'era degrado già negli anni passati, ed elimineremo finalmente questo degrado, è quello che i cittadini aspettano da troppi anni.